Cioè, questo bellissimo diluvio universale, non potevo non cogliere l'occasione di una situazione meteo e luce così disastrosa per cercare di mettere alla prova la registrazione video in 4K di questo Sony Xperia XA2. Zoom digitale 5x, non c'è stabilizzazione, lo si nota. Mi sposto, facciamo lo zoom anche sul condizionatore, se no si sente solo. Torniamo indietro, movimento rapido e come vedete cambio di luce e di messa a fuoco. Non lo sto esponendo troppo perché? Perché XA2 non è uno smartphone resistente all'acqua. Prova di registrazione in 4K anche con meno luce, dove la videocamera di Xperia XA2 soffre sicuramente di più sia nelle foto che nei video. Cammino anche un po'. Sempre in Full HD, ma in questo caso a 30 fps e non a 60, la fotocamera frontale. Tra l'altro, prima di avviare la registrazione, si può scegliere se si vuole restringere il campo o tenerlo grandangolare. In questo caso l'ho tenuto grandangolare. C'è il riconoscimento del viso e quindi messa a fuoco costante sul mio volto mentre cammino. Cielo molto bianco. Nian, che stai cercando? Questa è una registrazione HDR che si può fare su Xperia X A2 soltanto in Full HD a 30 fps, ma tutto sommato direi che va bene. Sappiamo che non c'è stabilizzazione ottica, ma c'è appunto registrazione in HDR.